Nonostante si tratti di lavori pubblici, la mia interrogazione è rivolta al sindaco nella prima parte perché su questi argomenti abbiamo fatto un sopralluogo, gli ho scritto dei messaggi, però ancora continuano a essere lì tutti i problemi, sono problemi di sicurezza, sono problemi da cui possono scaturire debiti fuori bilancio. La ringhiera sotto la piazza di Santa Tecla è fatiscente, il muro dell'area verde di via Canale Torto sta crollando. In via Rossa, sul ciglio della strada, manca il muro. In via Mortara altrettanto manca il muro e se uno esce dalla curva un tantino più veloce rischia di andare a cadere nel limoneto. Questa è una piccola premessa. L'interrogazione vera e propria purtroppo era rivolta all'assessore delle Danne, non c'è, ma va bene rivolgerla comunque al sindaco. Perché stamattina sono stato con l'assessore Giuseppe Sardo a parlare con la dottoressa Elisabetta Maggio, che è una preside della scuola di Acireale. E l'argomento era la continuazione sostanzialmente dell'atto di indirizzo che abbiamo presentato l'altro giorno, per cui l'assessore Sardo si è impegnato a eseguire i lavori che avevamo indicato nell'atto di indirizzo nella scuola di Scillichenti, al plesso di Scillichenti, dove la palestra si trova in una condizione veramente da terzo mondo, e chiacchierando, parlando anche tra le varie cose di scuola e sport, perché sono cose che mi accomunano all'assessorato allo sport e alle scuole, è venuto fuori che lei è anche la preside della scuola materna di Santa Tecla, e io le ho detto che sono di Santa Tecla, e lei quasi stupita mi ha detto ma tu come fai a non sapere che la scuola di Santa Tecla sta per chiudere? Sta per chiudere? Sì, mi hanno già detto l'anno prossimo, comunque nei prossimi anni, non ci sarà più la scuola materna a Santa Tecla. Allora, io su questo spero si tratti di un fraintendimento con la preside Maggio, perché come consigliere della frazione, non essendo stato interpellato, ritengo che questo possa essere preso da parte mia come un tradimento verso i cittadini che mi hanno votato, che mi hanno dato fiducia e a cui ho chiesto di votare per lei, signor Sindaco. Se non dovesse trattarsi di un fraintendimento, credo che sarebbe gravissimo, perché la frazione sarebbe derubata dell'unico servizio pubblico che ormai ha. E in nome di cosa? Derubiamo 29 bambini di una scuola materna, della scuola più bella di Acireale, per fare i conti come i ragionieri. Allora, all'amministrazione io chiedo se interessa che i bambini lì sono felici, che si trovano in un ambiente salubre, che si trovano in un ambiente in cui hanno ovunque si girano il mare. All'amministrazione chiedo se sa che non esistono a Santa Tecla spazi per bambini e che quella scuola, effettuando il rientro, è un centro di divertimento e socialità, è l'unico centro di divertimento e socialità. Pertanto chiedo che senso ha, se è vero, ripeto, perché magari la preside ha capito male, che senso ha chiudere una scuola che funziona? Grazie Presidente, consiglieri, ma evidentemente la Preside conosce cose che io sconosco, quindi evidentemente sa magari che il prossimo anno non ci sarà un'iscrizione, se così fosse allora la scuola sicuramente va chiusa. Di sicuro non è mai stato avviato un ragionamento, un tavolo con i dirigenti per chiusura di scuola a destra o a sinistra. E quindi non c'è la minima intenzione di chiudere, ripeto, qualora ci siano le iscrizioni, per carità.